Con l'ecografia polmonare si può fare diagnosi soprattutto in un momento di prevalenza della malattia come è stata Covid nella prima onda. Ma io credo che in mani esperte, nel contesto pandemico giusto, sia uno strumento con cui sia possibile fare diagnosi abbastanza facilmente di polmonite. Sì, sempre, questo credo sia uno dei punti forti dell'Angle Ultrasound, farlo tutti i giorni per vedere come va l'andamento clinico. La vedo un po' più difficile, soprattutto perché le alterazioni a volte sono molto fini e un po' ambigue, equivoche, quindi lo vedo meno indicato rispetto ad altre metodiche di imaging. Beh, sicuramente l'attacco è il gold standard. Ovviamente con l'attacco del polmone perché è una metodica più accurata. L'angle ultrasound è una tecnica che si impara facilmente, bastano 25 esami supervisionati per diventare autosufficienti, quindi credo che avrà una rapida espansione. Sì, non ha nessun tipo di controindicazione. Dopo un corso e dopo appunto un addestramento, sicuramente l'angle ultrasound può diventare di dominio comune. Beh, no, ecco, se chiaramente serve un training, serve un'expertise che addirittura non tutti i radiologi hanno, per quanto mi riguarda. Anche qui dipende, sicuramente in terapia intensiva i due score sono sovrapponibili nei pazienti molto gravi, nelle prime fasi c'è un po' di discrepanza. Io direi di sì, c'è un'ottima correlazione. Pochi minuti, 5 minuti sono sufficienti. Ma qualcuno più esperto di me potrebbe rispondere, però io direi 5 minuti. L'ecografia è facilmente interpretabile a letto del paziente da un operatore esperto. Stesso tempo più o meno. La differenza, è di spostare un paziente che a volte può essere emodinamicamente instabile. Normalmente tra preparazione, trasporto e rientro in reparto i tempi sono di circa 50-60 minuti. Pochi secondi, però se consideriamo anche il lettino del paziente, mettere sul paziente, chiaramente qualche minuto. Beh, l'attacco è un esame statico, quindi la si può leggere, tranquillamente e rifletterci sopra. Poco se il quadro è facile da interpretare, molto e si discute con anche altri colleghi multidisciplinarmente se invece è complesso. Sicuramente il LUS è bedside e si fa a letto del paziente. Per gli altri due strumenti, per l'attacco bisogna trasportare perché è fortunato in ambienti dove ci sono delle TAC dedicate, per altri invece si rischia di esporre l'altro personale al virus. Per quanto riguarda l'RX deve sempre essere chiamato e ci sono degli operatori che devono venire in area Covid, quindi si aumenta il rischio di infezioni. Io credo che se richieda sempre una pulizia il più accurata possibile, se c'è un'apparecchiatura dedicata, chiaramente sarà una pulizia più rapida tra paziente e paziente, mentre invece se la TAC viene usata anche per altri pazienti, servono pulizie ad hoc, quindi più lunghe e complete, che richiede parecchio tempo.